Vorremmo anche capire chi è lo smemorato, che non ricorda che questi lavoratori sono stati assunti a tempo indeterminato, chi è lo smemorato che non ricorda che questi lavoratori hanno diritto all'applicazione del contratto dell'edilizia. Una decisione diversa comprometterebbe appunto lo status economico di questi lavoratori. Sindaco, al vaglio i rilievi del MEF, fuori c'è la piazza che chiede chiaramente garanzie, i sindacati hanno pronunciato danni e conseguenze sul fronte occupazionale. Se qualcuno sbagliato deve pagare, direi a cominciare dagli ispettori ministeriali che hanno presentato una relazione terroristica e inadeguata. Una serie di rilievi, ben 46, soltanto a 8 sono stati i rilievi infatti accolti, per quanto riguarda tutto il resto c'è stato un totale diniego, una totale non accettazione di quelle che sono state le risposte di questa amministrazione che non ha saputo assolutamente rispondere, forse perché la dinamica è davvero molto complessa o forse perché il nostro caro sindaco ha tentato di spostare l'attenzione su una sorta di complotto di natura politica.